Ciao, oggi sono in Val Brembana e vi porto con me in un'altra escursione in mezzo alla natura e per la prima volta non sono in solo, infatti con me ci sono Matthew, che è colui che mi ha portato per la prima volta in montagna, e Marco, che invece è colui che mi ha accompagnato durante l'ultima gita di Cancano, di cui trovate i video sul canale. Siamo partiti da Carona e adesso siamo nella frazione di Pagliari, molto bella, e stiamo percorrendo il percorso che ci porterà fino al bivacco Pedrinelli. Stiamo camminando da circa un'ora e un quarto, stiamo seguendo il sentiero 209 e mancano circa 2 ore ad arrivare al bivacco. Quell'uomo che sta andando giù ha appena lasciato le bacchette, i bastoncini, alla sosta prima, e quindi va giù, le prende e poi torna indietro. Guarda che belle bacchette! A 2 ore da cartello. Ma perché? Stiamo camminando da circa 2 ore, siamo arrivati a quota 2000 metri, quella che vedete alle mie spalle è la baita d'Arale, mentre proseguendo incontreremo un lago e poi mancherà circa un'ora e mezza per arrivare al bivacco. Ecco la famosa pecora nera. È arrivata la nebbia, ma manca poco, quindi non molliamo. Sole! Ci sono due nel prato. Nel prato? Vedi che si muovono. Dopo 3 ore di camminata, 1200 metri di dislivello, 15 kg di zaino, finalmente siamo arrivati ed è tutto per noi. Adesso vi faccio vedere l'interno. Qui abbiamo 4 letti matrimoniali, un piccolo mobile e qua il tavolo dove mangeremo. E guardate che panorama che abbiamo. Adesso, visto che il sole sta calando e sta arrivando il tramonto, faccio decollare il drone e vi mostro questa zona dall'alto. Thank you.
appena finito di volare col drone e spero che le immagini siano uscite bene, perché l'atmosfera era pazzesca. C'era una luce, dei colori che lasciavano senza parole. Adesso sistemiamo un po' tutta l'attrezzatura, gli zaini, e finalmente possiamo cenare. Adesso stiamo per cenare con la pasta fatta dal Marco e i pomodorini nel suo orto. Ecco la nostra cena. Grazie, ho risolto. No, stai lì, adesso vieni qua. Come vedete dall'abbigliamento. Allora, come vedete dall'abbigliamento, siamo appena tornati da una sessione di fotografia notturna e adesso ci prepariamo ad andare a dormire perché farà molto freddo stanotte. Assai. Vero? Vero. Questo è il mio letto, lì c'è Matthew e là c'è Mark. Sempre bello, eh? Ah, le due. Ma le due sono. Buongiorno, siamo sopravvissuti alla nostra prima notte in bivacco, anche se è stata un pochino diversa dal solito. Infatti alle 2 di notte sono arrivati un gruppo di 6 ragazzi che si sono fermati a dormire con noi. Adesso sono le 6:30 di mattina e siamo già belli operativi, che stiamo partendo per salire sul Pizzo Zerna. Fare aspettative di ieri con quel tuono che ho detto tutti che partiva. Dove c'è il bel bivacco Kima? Ci sta però. Arrivati.
cammino siamo finalmente arrivati in cima al Pizzo di Zerna e ci siamo goduti un'alba mozzafiato. Questo è il gruppo del Bernina. Mentre spostandoci a sinistra possiamo trovare il Monte Disgrazia e poi il Monte Badile, che vi ho già fatto vedere nel video del Passo San Marco. Questo è il Monte Rosa, mentre quello che vedete qui in centro, piccolino, è il Cervino. Quella è la Rera, mentre quelli in fondo che si vedono un pochino sono gli Appennini, secondo me. Siamo scesi dal Pizzo di Zerna e siamo tornati al bivacco dove abbiamo fatto colazione e abbiamo sistemato tutta l'attrezzatura. Adesso siamo ripartiti, ma nel ritorno abbiamo deciso di fare una deviazione che ci porterà presso i laghi di Cardirolo e poi finalmente prenderemo il sentiero che ci riporterà verso la macchina. Dopo aver fatto volare il drone abbiamo anche immerso i piedi nell'acqua fredda dei laghi e adesso siamo scesi e siamo tornati finalmente sul sentiero che abbiamo fatto anche all'andata. Dopo un'ora e mezza di discesa siamo finalmente arrivati alla macchina. Questa avventura si conclude qui. È stata la nostra prima notte in bivacco, ma sicuramente non sarà l'ultima perché ci siamo divertiti un sacco. Spero che le immagini del tramonto incredibile di ieri sera e dell'alba di stamattina vi siano piaciute. Ringrazio ovviamente i miei compagni di viaggio Matteo e Marco, i ragazzi che oggi stamattina ci hanno offerto un tè caldo al bivacco. Adesso vi lascio alcune immagini finali e come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Ciao! Ciao, io grande capo tribù indiana. Però potresti dirlo Potem. Potem sulle mandorle. No. Luke Camoscio. Dove, dove? Su là, contro cielo. Aspetta. Ah sì? Ah no, al Marco. Marco. Vabbè. Ciao Marco. Mi sta rubando il lavoro. Sta andando sullo Zerna adesso. Come vedete... Ma vieni più vicino. Tutto solo attaccato a me. Vabbè, buonanotte. Buonanotte. Non so se sopravviviamo. Ciao ciao.